Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà un video super speciale per me perché sarà un video un po' diverso dal solito riguardo un argomento che ogni tanto tratto sul canale ma non sempre, ovvero i Funko Pop. Questo non sarà un video collezione nello specifico, ve lo farò più avanti quando avrò un po' più di pezzi succosi, ma devo farvi vedere appunto gli ultimi arrivati nella mia collezione, più o meno, non saranno proprio tutti gli ultimi arrivati magari di qualche mese fa, ma i più recenti e quelli che mi piacciono di più e che volevo appunto mostrarvi. Il primo pop che vi mostro è questo pop di Hermione Granger, un'esclusiva Amp, ed Hermione con il calderone nella scena che rappresenta appunto la scena in cui lei sta facendo la pozione pulisucco, quindi seduta con le boccette in mano e il calderone davanti. È bellissimo questo pezzo, lo adoro, è anche molto molto particolare e lo trovo veramente bellissimo. È una delle ultime uscite per quanto riguarda Harry Potter e l'ho presa subito e contentissima, è bellissima. Questo è il disegno sulla scatola e vabbè il retro è sempre il solito, lo adoro. Sempre per quanto riguarda Harry Potter abbiamo un'altra esclusiva, questa non credo avervela mostrata nell'ultimo video che ho fatto a riguardo, credo che non l'avessi ancora, nel caso vabbè mi ripeterò, ma è un pezzo di cui sono veramente fierissima e felicissima di avere, che è Moaning Myrtle, quindi Metti la Malcontenta, nell'unica edizione in cui è uscita, quindi esclusiva, Summer Convention 2018, Glows in the Dark, scusatemi perché c'è un po' di riflesso. Come appunto potete notare, questo è il fantasma di Metti la Malcontenta, la trovo veramente stupenda. È uscito anche Nick quasi senza testa, il Brone Sanguinario, che devo ancora recuperare, ma questo pezzo è veramente bellissimo. E adesso ha anche un discreto valore, comincia a salire un po' di valore rispetto a quando l'ho acquistato io ed è veramente bellissimo. L'avevo acquistato su Amp, che è un po' il mio sito di fiducia per quanto riguarda i Funko Pop. L'ultimo arrivati è senz'altro questo pop di Lilo e Stitch, ovvero Ula Lilo, un'esclusiva Amp per il rilascio e Hot Topic. Qui abbiamo il bollino originale, sono felicissima di questo, anche questo ho acquistato su Amp e mi ha fatto veramente molto piacere il fatto che su Amp alcuni pop abbiano ancora anche il bollino originale, come tanto la mia voce sta andando in dimensioni diverse da questa, se ne sta andando, ho deciso di abbandonarmi. Comunque lo trovo veramente bellissimo, è Ula Lilo in questa versione appunto di Lilo mentre balla, diciamo, la Ula, ed è bellissimo. Purtroppo non si vede benissimo dalla scatola, ma se riesco poi vi lascio anche una foto. È anche molto pesante come pop rispetto agli altri, è veramente splendido, lo adoro e niente, adoro. Abbiamo poi un altro pezzo di cui sono contentissima, che è Coraline in pigiama, non so come si pronuncia, pajama, insomma c'è scritto così, che è appunto Coraline dal film appunto omonimo, film horror, quel cartone animato horror in un certo senso, che ha inquietato la vita di molti bambini come la mia ai tempi in cui lo guardai. Ma non potevo farmi sfuggire questo pop bellissimo di Coraline con lo zucchero filato e il pigiama in una scena specifica del film, un'esclusiva Amp, seppur in origine questa sia un'esclusiva Fall Convention, quindi mi chiedo perché in Italia sia arrivato con questo bollino e non con quello Fall Convention, ma dettagli, questo non lo potremo mai sapere, ma su Amp insomma almeno, poi sugli altri siti lo si trova anche col bollino originale, però vabbè. Veramente adorabile questo pezzo, uno dei miei preferiti in assoluto, questo pop è bellissimo, è coloratissimo ed è fatto veramente da Dio. Quindi tenevo poi a mostrarvi questo pack di 3 pop insieme, che è il pack contenente i personaggi di Sailor Moon, nello specifico Neo Queen Serenity, Small Lady e King Endymion. Sono bellissime, anche questo esclusivo in origine Hot Topic, io ce l'ho col bollino esclusivo argentato ed è bellissimo, io adoro tutti i pop che ci sono qui dentro, sono felicissima perché è bellissimo, poi ci sono tutti questi colori pastello, adoro Sailor Moon e ultimamente poi ero entrata in fissa, quindi ancora più contenta, veramente molto molto bello. Infine abbiamo 2 pop che vi mostro in coppia perché non possiamo separarli, dai. Però Jack e Rose di Titanic, ovviamente non potevano mostrarveli insieme, io amo loro due, devono stare insieme. Insomma, adoro questi pop, appunto quando ho saputo da loro uscita ho detto no, ok Michelle, tu li comprerai sicuro. Quindi ho approfittato giusto qualche giorno fa perché sono andata alla GameStop e ho trovato un'offerta in corso nel negozio, ovvero compravi 2 pop, il secondo era a metà prezzo, quindi ho detto ma perfetto, compriamo Rose e Jack. Purtroppo la scatola di Jack è un pochino danneggiata leggermente qua, però nulla di che, tutto sommato, ce n'erano altri veramente ridotti malissimo. Purtroppo GameStop ha tanta varietà
nel loro catalogo di pop, perché veramente almeno nella mia città ha degli scaffali enormi, però sono veramente trattati malissimo. Infatti la maggior parte di Jack, c'erano tipo 5 Jack, erano tutti con la scatola schiacciata, rovinata, veramente che io non so come, cioè chi se li compra in questo stato. Sono riuscita per fortuna a trovarli in questo stato, altrimenti li avrei comprate su Amp se non fossi riuscita a prenderli lì per le scatole. Comunque li adoro, sono bellissimi insieme. E niente ragazzi, questi erano i pop che vi volevo mostrare. Non sono tutti gli ultimi arrivati, vi ripeto, ne ho acquistati altri giusto per fare un video sui Funko Pop. Comunque volevo mostrarvi qualche piccola novità, qualche chicca all'interno della mia collezione che trovo veramente bellissima. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi collezionate Funko Pop, se vi piacciono, se non vi piacciono, quali avete. Ma così, a me piace molto parlare di queste cose, quindi penso che parlerò più spesso di Funko Pop sul canale. Magari farò anche qualche recensione nello specifico di qualche pezzo ogni tanto. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!